vedete Alessandro Mazzinghi, grande guerriero, grande combattente del ring, affrontare subito con grande impeto il mancino coreano Ki So-kin. Ki So-kin, signori, un grande combattente anch'egli. Sì, è una specie di kamikaze, è uno stoico e qui a Milano ha dimostrato di essere indomabile. Ecco, signori, tu hai assistito a questo incontro. Sì, ho assistito a questo incontro che è avvenuto una domenica pomeriggio a San Siro, perché l'incontro era stato fissato per il sabato, poi una grande pioggia su Milano ha fatto rinviare il mondiale. E infatti si combatte di pomeriggio. Sì, di pomeriggio. E ci saranno circa, se ricordo bene, dalle 25 ai 30 mila persone e l'incasso, questo lo ricordo bene, fu di 99 milioni. L'arbitro dell'incontro è lo statunitense Harold Palan. Ecco, vediamo Mazzinghi all'assalto. Ho detto un grande guerriero del ring, Mazzinghi. Ricordando i pugili antichi, Sandro Mazzinghi mi ha fatto ricordare Bruno Frattini, che vidi quando ero ancora un bambinello, ma mi rimase impresso per la sua furia, e soltanto che Frattini aveva le arcate sopraccigliari un po' fragili. Ecco, vediamo che Mazzinghi cerca di prendere l'iniziativa, è lui, sì, che viene avanti a, sì, piccoli passi. Dobbiamo dire che il coreano si è già visto nel suo precedente match con Benvenuti, è un buon colpitore e un ottimo incassatore. È un pugile un po' statico, forse, non ha grande movimento. Infatti nel suo record non figura una cauta. Non è una scivolata. Non è un knockdown, è solo. Dato che tiene le gambe molto larghe, lì è scivolato. Dicevamo del record di Ki So-kin? Sì. Questa è una prima ripresa. Una prima ripresa, sì. Che è già molto combattuta. Avete visto come è entrato, sì, col sinistro Ki So-kin? Violento. Ed è già segnato allo zigomo destro Mazzinghi. Match durissimo. Ora sì, Mazzinghi è andato a segno prima col destro e poi col sinistro in gancio. È finita la prima ripresa. Ecco, qui dobbiamo dire, si è visto subito un Mazzinghi più aggressivo, un Ki So-kin che risponde, che ribatte bene. Sì. Ho l'impressione che quella ferita sia stata causata da una testata. Esatto, si è anche visto chiaramente. Sì. Prima proprio nel portare un attacco Ki So-kin ha colpito con la testa. Bisogna anche dire che Sandro Mazzinghi, al pari, diciamo così, dal suo avo Bruno Frattini, ha la ferita facile. Aveva questo, sì, inconveniente. Il match si è disputato con un pubblico, con una cornice di pubblico eccezionale. Sì, eccezionale. Mi sembra, sì, di... Anche perché sul cartellone c'erano Sandro Lopopolo, ex campione del mondo dei Welter Juniors, e Carmelo Bossi, che in quel momento era campione d'Europa dei pesi welter. Quindi una grande, sì, riunione, una grande riunione con grandi protagonisti. Organizzata da Vittorio Strumolo dell'Assis con l'aiuto di Rodolfo Sabatini. Che stava muovendo, mi pare, i primi passi. Stava avanzando, diciamo così, sulla strada. Siamo alla seconda ripresa. Sì. Queste immagini, per coloro i quali si fossero messi in ascolto da poco, si riferiscono a 20 anni fa. Al grande match valido per il campionato mondiale dei pesi medi junior o super welters tra Alessandro Mazzinghi, che ha i pantaloncini scuri, e il coreano Ki So-kin, che ha pantaloncini bianchi. Mazzinghi sempre alla ricerca dell'iniziativa, sì, si apre la strada col sinistro, un jab. Entrambi si sono colpiti al volto. Sì.
sono due pugili di statura quasi uguale, leggermente più alto Mazzin, che è 1,73 e l'altro 1,72, anche il peso era quasi uguale, 69,850 Mazzinchi, 69,700 il coreano, che era un coreano del sud, poi emigrato, un coreano del nord e emigrato nel sud. Sinistro dritto ora di Mazzinghi. Dobbiamo dire che l'incontro si disputa sulla distanza delle 15 riprese, sì, come allora si disputavano tutti i mondiali, anche gli europei. Anche gli europei. Il titolo di mondiale dei medi junior era l'unico, non come oggi che ce ne sono tre. E il campione, riferendoci a questa immagine, è Ki-soo Kim, cioè campione, il coreano, Ki-soo Kim, che è il detentore del titolo. Strappato a Benvenuti. A Benvenuti, esatto, nel giugno del 66, aveva vinto ai punti a Seul. A Seul, sì. Con verdetto non unanime. Non unanime, esatto. Poi ci sono state altre due difese da parte di Ki-soo Kim, la prima con Stan Harrington, sempre a Seul, sì, nel dicembre del 66, e la successiva contro un altro americano, Fred Little, che poi ha combattuto in Italia, Fred Little, che fu battuto anche ai punti a Seul, questo nel giugno, nel settembre anzi del 67. Mentre vediamo ancora Mazzinghi impegnato in questi scambi violenti a distanza ravvicinata, vedete, media distanza e distanza corta. E sul volto di Mazzinghi si vedono già i segni, sì, sì, della dura battaglia. Sì. Ecco. È finita la seconda ripresa. Sì. Vediamo Adriano Sconcerti, molto più giovane ovviamente, a correre all'angolo. È l'uomo che è sul ring, Guido Mazzinghi. Guido Mazzinghi, il fratello maggiore. Il fratello maggiore è anche egli pugile. Pugile, peso medio. Peso medio, che aveva caratteristiche tecniche però diverse. Diverse, sì. Era più picchiatore, ma non aveva l'impeto e forse neanche la serietà professionale di Sandro. Era più estroso. Più estroso, sì. Come personalità, come, diciamo, personalità. Questa è stata un'epoca di grandi pugili in queste categorie medie, diciamo. Sì. Mazzinghi, questo match lo ha sostenuto che aveva praticamente quasi 30 anni. Quasi 30 anni, sì. Aveva già una carriera notevole dietro le spalle, con combattimenti severi. Ecco, il suo avversario, Ki-soo Kim, 29 anni. Questo è un intervento, sì, dell'arbitro Valan. Valan per testa bassa, certo, sì. Infatti, del coreano. Aveva l'abitudine di tenere la testa bassa. E attenzione a questa terza, sì, ripresa. Seguiamola con particolare interesse e concentrazione, perché dovrebbe esserci un episodio interessante. Il destro di Mazzinghi, che poi lavora al corpo a due mani. È segnato anche il sopracciglio sinistro Mazzinghi. Non era abituato alle ferite, perciò nessun timore. Altro avvertimento intanto, avete visto, di Valan a Ki-soo Kim per la posizione irregolare della testa. Si nota dall'espressione di Mazzinghi la sua grinta, la sua aggressività, vero? Mancino, ripetiamo, il coreano, che è andato a segno con un montante sinistro. Scambi
un po' confusi questi, ma sempre molto sempre duri, violenti, e tutti e due si battono con rabbia. Destro di Kim è andato a segno, sì. Poi reagisce bene Mazzinghi, ma vedete la furia di Kim, grande sì, picchiatore anche lui. Grandissimo in questa fase Mazzinghi, vedete il pubblico in piedi, esaltato dall'azione veramente entusiasmante. Di Mazzinghi in difficoltà, traballa Kisokin che va anche al tappeto, viene contato e gira le spalle a Mazzinghi, sembrava quasi volesse abbandonare, invece l'arbitro ha fatto terminare il conteggio sino agli 8 secondi, e vedete sconcerti appunto, che protesta. Ma l'arbitro probabilmente ha ritenuto che Kisokin era ancora in grado di continuare. E in fondo non ha avuto neanche torto, come si vedrà. In effetti, Kisokin stava subendo il conteggio, sì. Si è voltato, da quello che abbiamo potuto rivedere, sì, sapendo già dell'esistenza di questo episodio, probabilmente per prendere fiato ha appoggiato le due mani alle corde per recuperare, aveva subito una serie impressionante di colpi. In ogni modo, questo episodio avrà un riflesso negativo su entrambi nel loro futuro. L'episodio, cioè il match? Il match, sì. Perché se fosse stato fermato per KO tecnico, entrambi non avrebbero avuto difficoltà nei combattimenti. Nel proseguire la carriera. Il match è stato davanti, siamo alla quarta ripresa. Quarta ripresa. Ecco, perché è un match che ha lasciato... Sì, ha lasciato un ricordo, ha lasciato delle tracce sul fisico di entrambi. È un match feroce, crudele, spietato. È stato fortunato nella terza ripresa Kim, perché è suonato il gong proprio subito dopo il conteggio e quindi ha avuto la possibilità di recuperare. Ma vedete ancora Mazzinghi, con quale coraggio e con quale impeto si è posto all'assalto del suo avversario. E come tutti i pugili asiatici, un grande incassatore, un grande combattente anche lui. Mazzinghi aveva anche motivo per sconfiggere Kisokin, oltre a conquistare il titolo. Era una vittoria indiretta su Benvenuti, che l'aveva battuto due volte. Che aveva perso, certo. Che aveva perso con Kisokin e che aveva invece battuto due volte Mazzinghi. Uno scambio testa a testa terribile, anche quello che abbiamo appena visto. È incredibile la furia di Mazzinghi, aveva veramente un grande coraggio, una grande forza combattiva il toscano di Pontedera, Alessandro Mazzinghi. Questo destro dritto, mentre il pubblico alle spalle dei due pugili guardava verso qualche altro settore dove probabilmente c'era una specie di zuffa fra Duilio Loi e Nino Benvenuti per dei motivi banali. Poi gli amici hanno messo i due campioni in tranquillità.
ovviamente in una serata come questa, in un pomeriggio come questo a San Siro, erano presenti appunto, intanto è finita anche questa ripresa, erano presenti c'erano campioni, tutti campioni e poi personalità, era un combattimento molto atteso e c'era tutto il mondo del pugilato. Tutto il mondo del pugilato, purtroppo oggi non è più così. È cambiato molto il pugilato, è cambiato, dobbiamo dire, anche come... Ecco, le telecamere ora sono andate un attimo... Lì, nell'angolo dove... Sì. Dove erano... Sì. C'era stato quella specie di battibecco tra i due. Quindi un match fuori del ring, anche se non... No, non sono venute le mani, ma però per poco, ecco, non sono venute le mani. Dobbiamo dire che questo titolo era già stato posseduto da Mazzinghi. Mazzinghi era già stato campione dei Medi Junior, aveva battuto Ralph Dupas al Vigorelli, nel 63. Poi l'aveva battuto due volte anche nella rivincita. Sì, in Australia. Poi aveva battuto Tony Montano a Genova. E poi aveva battuto anche Mazzinghi Fortunato Manca, sì, 15 a riprese a Roma. Fortunato Manca fece un grande match in quell'occasione, erano due combattenti. Fu un altro match storico, sì, quello, sì. Memorabile proprio. Fu bravissimo Fortunato Manca, e ricordo che i giornali scrissero sì. Manca un pugno ancora, perché Mazzinghi finì il match esausto e forse con un altro pugno... Sì. Scrissero i cronisti che assistettero all'incontro, Mazzinghi avrebbe finito il match al tappeto, invece riuscì a conquistare il verdetto ai punti. Ma tutti i match di Sandro Mazzinghi sono stati durissimi, anche mi ricordo a Genova con Tony Montana, uno statunitense, poi sconfitto prima del limite. Sì, c'è una caratteristica del combattimento di Genova. Tony Montana non fece il peso, fece 156 libri invece delle 154 di Montana, però per non far fallire la serata accettarono due libri in più. C'è proprio rabbia, sì, rabbia negli assalti di Mazzinghi. Aveva un temperamento che forse pochissimi altri pugili italiani hanno avuto. Di andare molto lontano. Invece diventa anche caotico perché entrambi sono si buttano. Sì, perché anche Kiso Kim non arretra, no, ci sta la lotta. È un campione orgoglioso che vuol difendere la sua cintura. Chi ha battuto un Nino Benvenuti. Hanno portato in questa fase entrambi una serie di ganci poderosi, tutte e due, e tutte e due a segno al volto. Avevano molta, molta continuità entrambi e picchiavano due mani. Ed entrambi incassatori, ho già detto, insomma, del coreano, ma anche Mazzinghi. Sono tosti entrambi. Anche Mazzinghi era duro, forte. Sì. Mazzinghi nella sua carriera ha subito solo il KO da Benvenuti a San Siro, in 69 incontri. È finita anche questa ripresa. Siamo nuovamente all'angolo di Mazzinghi, eccolo. Alessandro Mazzinghi, sconcerti con la spugna bagnata, ha cercato di dargli sollievo. Oggi è difficile trovare combattenti di questa caratura, almeno in Italia, e anche perché dobbiamo dire il pugilato italiano è cambiato, oggi ha una filosofia tecnica diversa, insomma c'è più, si cura maggiormente la scherma più che l'efficacia, l'aggressività e la potenza, mi pare. Ma anche allora, io non voglio parlare prima della guerra, ma nel dopoguerra abbiamo avuto dei pugili tecnici,
tipo Tiberio Mitri, che era un... era un... un Calambai forse ancora migliore tecnicamente. Siamo alla sesta ripresa. Sesta ripresa, sì. Match sempre molto incerto, sì. Equilibrato. Sì, equilibrato, sì. Sì, ha avuto il round, il terzo round, Mazinchi, dove c'è stato il knockdown, sì, di Kisokin. Poi il resto è stato molto equilibrato. Sempre Mazinghi comunque che ha l'iniziativa e che va a cercare l'avversario. Sì. Il destro ora di Kisokin è andato a segno al volto, perché è molto rapido nel portare i colpi, eh? Si è avuta in questa immagine un po' ravvicinata sui primi piani dei due pugili la sensazione della stanchezza che comincia già ad affiorare. Fino adesso sono tirati molti colpi duri e adesso sono in attesa del cosiddetto secondo fiato. E infatti stanno un po', sì, tirando il fiato. Da notare anche come l'arbitro non intervenga con break come fanno certi arbitri italiani, li lascia combattere e gira molto all'arbitro in maniera di lasciare la visione completa agli spettatori televisivi. Infatti è intervenuto raramente, sì. Valand lo ha fatto soprattutto nei primi round, sì, per la confusione testa, un po', e per richiamare la testa di Kisokin. Sì. Finita la ripresa. Una ripresa questa che è stata indubbiamente meno dura delle, sì, altre. È stato di attesa. Sì, sono concessi una pausa i due pugili. Un match comunque molto intenso, molto bello, che il pubblico dimostrava di apprezzare, sì, di gradire fortemente. Poi Mazinchi era un idolo anche a Milano per il suo temperamento. Ecco, a questo punto dell'incontro, più o meno, che sensazione avevate a bordo ring sull'esito, sulla sorte dell'incontro? Noi, almeno io, avevo molta fiducia in Mazinchi e, tenendo conto del terzo round, pensavo che fosse in vantaggio. Come? Però sapevo anche che l'altro era capace di capovolgere la situazione. E non c'era neanche da sperare in un knockout, perché il knockout del coreano, perché come ho detto prima, il coreano nella sua carriera non è mai andato capo, è andato a terra qualche volta, ma sempre si era rialzato. Questa è la settima ripresa di Kisokin, che si porta all'attacco, poi questa bella reazione di Mazinghi, ha avuto quasi un balzo felino Mazinghi proprio per guadagnare la distanza.
A quell'epoca intanto Benvenuti era passato, adesso abbiamo visto dei colpi durissimi messi a segno dal coreano. Benvenuti intanto era passato nei medi, era già campione dei pesi medi. Era già campione dei pesi medi, esatto. Che aveva battuto Griffith. Poi era stato elettronizzato, poi una persona ci aveva riconquistato il titolo. Il match si è fatto nuovamente molto duro. Molto duro, sì. Vedete ancora Mazzinghi che stringerà all'angolo Kim, portandogli colpi molto efficaci. Tuttavia abbiamo visto Kim comunque rispondere. Anche nei momenti di maggior pressione di Mazzinghi, Kim risponde sempre. E Mazzinghi forse non aveva il colpo del KO, ma era un martellatore implacabile, tanto è vero che nei suoi 69 incontri per 42 volte ha vinto prima del limite. Quindi lo chiamavano il bomber biondo, anche se di capelli ne aveva pochi. Però cioè, era biondiccio. Sì, era biondiccio effettivamente. È finita la ripresa. E a proposito della, intanto siamo passati alla ottava ripresa, a proposito della carriera di Mazzinghi e Kisokin, dobbiamo dire che Mazzinghi ha avuto una carriera intensissima, hanno combattuto praticamente entrambi dal 61, ma Mazzinghi ha avuto un numero quasi doppio di incontri. Sì, Kisokin ha incominciato un mese prima nel 61 di Mazzinghi, però è finito nel 69, cioè l'anno dopo questo combattimento. Mentre Mazzinghi ha continuato fino al 78, quando aveva quasi 40 anni, però è stato fermo dal 71 al 76. Forse risentiva delle fatiche di questo incontro e di altri incontri durissimi sostenuti in precedenza, non so, a Parigi, in Svezia, ovunque, lui combatteva ovunque. Una carriera durissima, quella di Mazzinghi, così come del resto. Carriera del fighter, del combattente, l'uomo che non risparmia energie, che dà e subisce i colpi. Così come del resto quella di Kisokin. Come anche quella di Kisokin, anche lui era un fighter, un combattente notevole. Siamo nelle fasi centrali del combattimento. Kisokin è meno mobile, più statico, più rigido, però sempre pericoloso. E infatti adesso è rientrato bene col gancio sinistro sull'attacco di Mazzinghi. Ha una box poco spettacolare Kisokin, però molto essenziale, sì, e efficace. Efficace. Bellissimo quel sinistro dritto di Mazzinghi. Poi anche il montante destro. E abbiamo visto un destro di Kisokin. Che porta avanti la testa, infatti si vede Mazzinghi che solleva, sì, proprio il mento, il viso. È stato ferito più volte da quella testa di granito. Mi sembra oltremodo esatta l'affermazione che hai fatto prima in merito alle ferite di Mazzinghi, è uno proprio abituato e lo si vede. Ah, non faceva caso. Adesso ha incassato colpi durissimi proprio sul finale della ripresa.
Un altro round molto duro, con Mazzinghi quasi sempre all'attacco, ma con un Ki-So Kim che ha replicato bene, spesso centrando il volto di Mazzinghi. Ki-So Kim era arrivato a Milano molto fiducioso nelle sue forze, perché dopo aver battuto Benvenuti, aveva battuto Freddy Litt, che era un maestro del pugilato, era un colorato del Missouri, che poi abbiamo apprezzato più volte in Italia, sia a Roma, sia a Monza, quando è stato dichiarato battuto da Carmelo Bozzi. Ecco, con un verdetto che mi pare, a mio parere, discutibile. C'era un po' casalingo. Ecco, c'era l'arbitro inglese Duncan, e era arbitro e giudice unico in quell'occasione. Ancora Mazzinghi scatenato. Sì. Era una bella Mazzinghi quando si scatenava. Straordinaria comunque la resistenza di Ki-So Kim e soprattutto la sua forza nel rispondere, sì, dopo aver subito tanti colpi. Era insensibile il colpo. Adesso ha messo a segno una serie di colpi corti. Ki-So Kim soprattutto gancia al volto precisissimo. Ma anche Mazzinghi era fatto di granito, allora cassava tutto. Soltanto l'uppercut destro di Benvenuti l'ha buttato al tappeto. Ricordiamo infatti che Benvenuti mise KO alla sesta ripresa, il 18 giugno del 65, Mazzinghi. A San Siro, anche quella. Però a Milano, di notte. Sì. Di notte. Ma Mazzinghi in quell'occasione aveva avuto una giornata travagliata, perché al mattino, per fare il peso delle 154 libbre, aveva dovuto trottare sulla pista dell'Arena di Milano sotto il sole di mezzogiorno. È finita la ripresa, la decima. La decima dovrebbe cominciare adesso, sì. Adesso dovremmo avere la decima. Tra l'altro è anche difficile tenere il conto dei rounds, perché, sì, perché non ci sono i cartelli, non sono i cartelli, che invece... 20 anni fa era differente. Erano i primi esperimenti del pugilato in Italia. No? In televisione? In televisione. Prima hanno cominciato col calcio, poi è venuto il pugilato. Ma già allora il pugilato aveva riscosso un grosso successo, Del resto anche ultimamente il match di Calambai contro De Witt ha avuto più di successo. Ecco, benvenuti. Ecco la moglie. Con la moglie. Le telecamere sono andate su Nino. Con la moglie, sì.
Questa dovrebbe essere la decima, allora, decima ripresa. Mazzinghi teneva sempre il destro a protezione del volto. Nonostante ciò, vedete come chissà chi mandava a segno e con quanta potenza anche, perché chissà chi accompagna bene il colpo col movimento della spalla. La spalla, sì. Sinistro dritto, bello di Mazzinghi. Aveva soprattutto una combinazione 1-2 molto veloce, molto Mazzinghi. Veloce. Buon lavoro col jab, come sempre, Mazzinghi. E destro. Poi avete visto adesso proprio destro. L'1-2, sinistro-destro. Che poi il destro era l'arma principale per quel combattimento, dato che l'altro era un mancino. Un mancino. È difficile capire se Kiso Kim è stanco o meno. C'ha un volto impenetrabile. Sì. Probabilmente, ora vediamo una bella azione di Kiso Kim con Mazzinghi alle corde, probabilmente solo Mazzinghi può rendersi conto, poteva rendersi conto dell'effetto dei suoi colpi sull'avversario. Sull'avversario. È finita la ripresa. Ecco, a questo punto, quando mancavano ormai poche riprese alla conclusione del match, sì, Mazzinghi forse era in vantaggio, ma era in vantaggio, un leggero vantaggio. Però il match si presentava, secondo me, ancora molto duro, molto aperto. Molto aperto, sì. E infatti c'era un po' di nervosismo intorno al ring. Sì, eh? Sì. Ecco l'angolo del coreano. Sapevano che Kiso Kim era un duro, ma non lo ritenevano così fino così a questo forte. Punto, eh? Non fino a questo punto. Invece grande combattente, come abbiamo visto grande sinora. Grande combattente, sì. Undicesima ripresa. Atteggiamento quasi sornione del coreano. Grande dispendio di energie, dobbiamo dire. Bella questa fase con Mazzinghi che fintava i colpi.
Beh, era più spettacolare indubbiamente la box di Mazzinghi rispetto a quella di Kiso Kim. Beh, Mazzinghi all'inizio della carriera professionistica aveva conquistato Parigi con alcune vittorie. E non chissà perché non è mai andato negli Stati Uniti, dove un fighter come lui avrebbe avuto un successo notevole. In effetti combatte all'americana, Mazzinghi. Anche se non ha le braccia molto spesso abbassate come fanno gli americani, sì. Come usano gli americani. Però il ritmo è... l'aggressività, lo stoicismo dopo le ferite. Sì, e anche proprio il suo tema tattico è sempre lo stesso, proprio l'assalto continuo alla ricerca dell'avversario. Adesso ha subito un sinistro Mazzinghi, era in una fase di attesa. Sì. Forse negli Stati Uniti in quel periodo non c'erano molti medi junior di valore, erano in giro, erano qui in Europa, erano in Estremo Oriente, mentre se nei pesi medi difficilmente avrebbe avuto vita facile, quei grandi pesi medi del tempo. Era un pomeriggio caldo, fresco, come no, si sta bene, un pomeriggio normale di maggio, caldo perché per la battaglia, ecco. Certo. Tanto vedo che Mazzinghi cerca di colpire anche al corpo. Imperturbabile, finita sì, anche l'undicesima ripresa, Kiso Kim sembra quasi non cambi mai espressione. Sempre la stessa sfinge. Faccia, sì, sempre una sfinge. Anche sulla bilancia me lo ricordo. Guardava freddamente l'avversario. Dice Mazzinghi, più mediterraneo. Toscano battagliero. Certo. Ecco, Benvenuti. Ancora un'inquadratura su Nino Benvenuti. In piena attività allora. Sì. Allora campione del mondo. Del mondo. Aveva riconquistato il titolo 2 mesi prima, quando inaugurarono il nuovo Madison Square Garden, in marzo se non sbaglio. Eh sì, dunque, Benvenuti contro Griffith, sostenne... Sì, la bella contro Griffith. Sì, la bella contro Griffith la fece, sì, in marzo. Il 4 marzo. Data storica perché inaugurarono l'ultimo Madison Square Garden. Siamo poi, ora... in quell'occasione Joe Frazier incominciò la sua grande carriera mondiale. Siamo intanto alla 12ª ripresa. Fu in quella circostanza, sì, che il grande Joe Frazier cominciò un gigante i suoi... che il titolo non è stato ufficializzato. Però incominciò da quella notte la sua cavalcata, che è stata gloriosa. Ai grandissimi livelli, ai più alti livelli, dobbiamo dire. Stupendo questo scambio tra Mazzinghi e Kiso Kim. Portano dei ganci di grande violenza entrambi. Mazzinghi, ho la sensazione che in queste ultime due riprese stia un po' boxando in attesa perché di produrre lo sforzo finale. 15 round erano gli ultimi due che decidevano spesso, come è accaduto con Marvin Hagler e Duran. Certo. Entrato bene, sì. Col destro Mazzinghi, sempre 1-2, sinistro-destro, il destro a segno, preciso.
a corta distanza era pericolosissimo chi sotto uno. E adesso gli interventi di Valan, l'arbitro, sono più frequenti. Sì, frequenti perché cominciano a sentire la stanchezza, gli abbracci, eccetera. Per quanto possono, cercano di legare, di recuperare un po' di però, fiato. Però anche in queste occasioni gli arbitri americani intervengono il meno possibile. Sono meno solo fiscali, quando è indispensabile. Sono meno fiscali degli europei, sì. Diciamo. Poi sanno stare davanti sul ring quando c'è la televisione, cioè non interferire nello spettacolo. Finita la ripresa. In sostanza gli arbitri si rendono conto di quello che è il loro ruolo, sì. E di quello che invece è lo spettacolo. Che girano lungo le corde, avanti e indietro, stanno sempre lontani. Ancora Nino Benvenuti. Sì. Era un po' nervoso per Lionel Benvenuti, dopo la faccenda con Duilio Loi. Duilio Loi no, non fanno vedere. No, non si è visto, non mi è sembrato almeno di riconoscerlo. No, non l'ho visto. Comunque deve essere certamente stato un pomeriggio indimenticabile, di grande carica emotiva. Sì, è rimasta nel ricordo dopo 20 anni, perciò ha avuto delle caratteristiche particolari. E te, Mazzinghi che parla col fratello Guido, che gli è sempre stato accanto. Sì, sì, sempre. Ecco, adesso entra la fase decisiva del combattimento. Siamo alle ultime. Sì. Questo è il 13° round. Alle ultime riprese, quindi. Bellissima questa azione di Mazzinghi, aveva preparato il colpo col sinistro, poi qui uno scambio terribile. A corta distanza, entrambi a segno. In testa sempre. Eh sì, infatti il pubblico si è alzato. Si è alzato in piedi proprio per richiamare l'arbitro sulle irregolarità di Kisokin, ma non credo che ci fosse neanche volontarietà nel portare la testa così. Non credo, forse. Piuttosto è un'abitudine. Una sua abitudine stilistica proprio, il suo modo di venire avanti. Poi nei ring lì della Corea, come del Giappone, eccetera, i colpi proibiti si sprecano, gli arbitri lasciano fare. Come in Australia, che è peggio ancora. Sono molto stanchi adesso, dopo una battaglia simile. È più di mezz'ora che stanno combattendo. E continua a saltare, a saltarsi, a picchiare. Non c'è stata praticamente soluzione di continuità. Niente. Nel. Ma erano due atleti di ferro. Sì, c'è stata qualche calo nel ritmo, finita la ripresa, qualche lieve calo nel ritmo che ha consentito a tutte e due di recuperare un po' di fiato.
che hanno subito speso poi nei round successivi. Due grandi combattenti, un match di grande spettacolarità e di grande equilibrio, devo dire. Anche se a questo punto Mazzinchi era sempre in leggero vantaggio. Sì. Belle queste immagini. C'hanno un po' della stampa antica. Sì, sì. Veramente una folla eccezionale. Sì. Oggi no, non si vedono più. Non si vedono più, anche perché il mezzo televisivo, dobbiamo dirlo, sì, ha un ruolo prevaricante. È comodo assistere a casa a un combattimento. Certo. Comodo e poco dispendioso. E poi dobbiamo dire che forse, anzi senz'altro, il pugilato in televisione lo si gusta meglio sul piano della visione, perché le telecamere consentono di inquadrare i pugili da distanza ravvicinata sempre e da tutti i lati. Poi se ci sono i replay. I replay. Poi dopo il combattimento se ci sono delle interviste, mentre uno che è seduto sulle gradinate queste cose non le può. Certo. È chiaro però che l'emozione di assistere lì sul posto. No, e poi c'è l'ambizione, io c'ero. Sì, chiaro. Tanto vediamo questi assalti in queste fasi finali dell'incontro. Vedete Mazzinghi come attacca. Questo è un testa a testa bellissimo, perché Kisokin risponde da grande campione. Non arretra di un millimetro quando impegnato nello scambio Kisokin, e pur subendo le bordate micidiali di Mazzinghi, riesce a replicare con altrettanto furore e con altrettanta potenza. Si vede il volto di Mazzinghi fortemente segnato dalla battaglia, dalla dura battaglia con Kisokin. Comunque riesce Mazzinghi, dopo tante riprese, ad avere sempre ancora un ottimo gioco di gambe. Sì. Segno di una preparazione perfetta. Ma la preparazione era meticolosa. Ed era un grande atleta, un grande atleta dirlo. Anche destro sinistro di Mazzinghi, e poi stupenda la replica di Kisokin. Era davvero indomabile quel Kisokin. Indubbiamente. Però ne ha risentito, come del resto ne ha risentito Mazzinghi di questa battaglia. Ecco, è finita. La ripresa ne ha risentito perché, come il signore ha sottolineato prima, entrambi hanno praticamente chiuso. La grande carriera è finita a Milano, nello stadio di San Siro, sia di Sandro Mazzinghi sia di Kisokin. Anche se Mazzinghi poi ha avuto quel discusso match con Fred Little. A Roma, sì. Ma era l'ombra di Mazzinghi, vero? Mentre Fred Little era un campione in ascesa ancora. Sì, sì. Dicevo che comunque Kisokin resta ancora oggi il pugile coreano più popolare in Italia. Forse In Italia è più popolare. Forse un po' di popolarità l'ha avuta Park Siun a queste Olimpiadi, sì, contro Nardiello, contro il nostro Nardiello, per via del verdetto, sì, scandaloso. No, c'è stato un altro Park coreano che ha detenuto per alcuni anni il titolo dei supermedi, titolo fasolo, naturalmente.
poi dopo è stato battuto. Ed eccoci agli ultimi minuti del match. Questo è l'ultimo round. È l'ultima ripresa, appunto. Mazzinghi un po' temporeggia. Sì, perché sa di essere in vantaggio. E a quel punto non deve più rischiare, insomma. Sono furibondi entrambi. Ecco, anche adesso ha portato la testa lui però regolarmente. Mazzinchi ci ha tirato un colpo sulla schiena. Vedi come è segnato Mazzinchi. È una maschera, però sempre lucidissimo. Mi ricordo che pensavo che se Mazzinchi avesse potuto avrebbe mangiato chissà chi e poi avrebbe sputato, per essere un po' volgare. Accidenti, due destri incredibili di Mazzinghi. È un match indubbiamente selvaggio, come a volte diciamo noi cronisti, proprio per sottolineare la foga combattiva dei due antagonisti. Impietoso e poi emozionante, perché è stato abbastanza equilibrato. E sì, perché anche in questi ultimi istanti Kisokim non ha l'aria dello sconfitto. No, tutt'altro. Magari a Seul gli avrebbe assegnato la vittoria. Certo, ecco l'abbraccio tra Mazzinghi e Kisokim. Vedete Guido Mazzinghi che va a complimentarsi con Kisokim, e questo è un segno di sportività che ci fa piacere sottolineare. Il pugilato, questa sportività è costante. È ricorrente, certo. E niente, poi avremo il verdetto che decreterà il successo di Alessandro Mazzinghi. Un match che abbiamo visto bellissimo, un match dalla grande cadenza agonistica, due grandi combattenti, due pugili che giustamente possono essere definiti due grandi guerrieri del ring. Quello che conta è che dopo 20 anni sostiene ancora la scena questo combattimento, cioè non è stato dimenticato come invece tanti altri venuti in seguito. Un grande match, un grande protagonista del pugilato italiano, Alessandro Mazzinghi, che ora è al centro ring con i suoi secondi, e noi nel lasciarci con queste immagini vi diamo appuntamento a martedì prossimo per la rubrica Pugilato Oggi e Ieri. E anche martedì da San Pellegrino Terme, e vi offriremo un match di oggi e un match del passato, un altro match che avrà per protagonista un altro pugile dei tempi d'oro, possiamo dire, del nostro pugilato. Io vorrei, se permetti, dire che non capisco, ha vinto di poco, Mazzinghi, però non capisco come questo verdetto sia stato 2-1. Cioè, ecco, ricordiamoci, 2-1.
E purtroppo nel pugilato si sa che i verdetti molto spesso... Ecco perché ho detto, a Seul probabilmente avrebbe dato la vittoria, anche se era un verdetto errato. Queste sono le ultime immagini. Vedete che sul ring c'è molta gente, troppa gente. Poliziotti, tutti. Molti agenti e carabinieri che cercano di contenere la folla. In attesa del verdetto. In attesa del verdetto che ancora... non arriva.